Non ignoro tuttavia l'effetto traumatico che ha avuto sul quadro politico la sentenza di condanna definitiva pronunciata dalla Cassazione nei confronti di Silvio Berlusconi per il ruolo di primo piano che egli ha svolto per un periodo notevolmente lungo nella vita politica e istituzionale del Paese. E alla sentenza si sono aggiunte le ricadute dell'applicazione di una legge di recente approvata dal Parlamento, peraltro a larghissima maggioranza. Casi analoghi sul terreno dei rapporti tra politica e giustizia si sono verificati nel passato in Italia e in questi anni anche in qualche altro grande paese dell'Unione Europea. Sempre e dovunque negli Stati di diritto non può che riaffermarsi il principio della divisione dei poteri e quindi del rispetto da parte della politica delle autonome decisioni della magistratura. Non ritorno sulle posizioni che espressi in una formale dichiarazione a riguardo il 13 agosto scorso, opinioni e criteri di comportamento a cui mi sono poi rigorosamente attenuto. Comunque, la severità delle sanzioni inflitte, la riluttanza a prenderne atto e a compiere gesti conseguenti può indurre l'interessato e la sua difesa a tentare la strada di possibili procedimenti di revisione previsti dall'ordinamento nazionale o a proporre ricorsi in sede europea, ma non autorizza a evocare immaginari colpi di Stato e oscuri disegni cui non sarebbero state estranee le nostre più alte istituzioni di garanzia. Queste estremizzazioni di ogni giudizio o reazione non giovano a nessuno e possono solo provocare guasti nella vita democratica.